Ciao e bentornati sul nostro canale di insegno. Oggi vi voglio far vedere un'applicazione di Excel che permette di trovare il numero più vicino in un insieme di numeri. Spiego meglio. Ho scritto come vedete, dei numeri in questo blocco azzurro, che adesso andiamo a ridurre un po' di virgole così sono un pochino più leggibili, ecco qui. E poi ho scritto nella cella J2 un valore, 22,9 nella fattispecie. Ora voglio andare a evidenziare, illuminare di giallo, per esempio, il numero di questo blocco azzurro che più si avvicina a 22,9, ok? Come faremo? Allora, innanzitutto ci mettiamo per esempio qui in L2 e andiamo a calcolare lo scarto tra ogni cella del blocco azzurro e il numero dato. Come si fa? Si fa in questa maniera. Se il numero in B2 è maggiore del numero in J2, allora faccio B2 meno J2. In caso contrario, vuol dire che J2 è maggiore del numero in B2, allora faccio J2 meno B2. Ora questa formula la devo andare a replicare, quindi costruire un secondo blocco per calcolare i singoli scarti, ma non deve cambiare J2, quindi ci mettiamo il dollaro tutte le volte che c'è J2. Questo vuol dire che copiando la formula B2 diventerà C2, D2, B3, eccetera, eccetera, ma J2 rimarrà sempre J2 perché devo sempre calcolare lo scarto con il mio numero. Ecco qui, vado a... Perdono, aspettate che mi è rimasto... Formula, ecco qua, una formattazione. Allora vado a diciamo copiare questa formuletta, ok? Ecco qui, così, e poi vado a farlo anche in verticale, d'accordo? Ecco qui. Questi sono tutti gli scarti. Per esempio, andiamo a esaminarne uno. In L2 ci sarà 53,9 meno 22,9 e nell'ultima, per esempio, abbiamo 64 meno 22 che fa circa 41. Okay? 64,6 meno 22,9 fa 41,66. Ok, giusto per divertirci, possiamo usare una formattazione condizionale. Ok, già nel nostro blocco di scarti, blocco di scarti, riduciamo un po' di zeri cliccando qua anche stavolta. Questo lo diciamo coloriamo di possiamo farlo di arancione, d'accordo, perfetto. E voglio illuminare già qui lo scarto minore. Come faccio? Seleziono il blocco, formattazione condizionale, regole prime e ultimi di 10 elementi. Invece che 10 ne metto solo uno. Ecco qui. Qui vedete ho individuato lo scarto minore, ok? Che sta in M9, quindi a occhio sarà corrispondente a C9, cioè questo 23, infatti è ovviamente lo scarto minore di tutto il blocco. Però non mi piace che diciamo, io debba andare a guardare nel blocco arancione degli scarti per individuare diciamo, nel blocco azzurro dei valori qual è quello col minore scarto. Qui abbiamo fatto un blocco che è 6x13, potremmo avere 600x600, ecco, insomma questa diciamo, cosa deve essere un po' raffinata. E allora cosa facciamo? Andiamo a selezionare il nostro blocco azzurro e diamo una formattazione condizionale dicendo nuova regola e vado ad aggiungere una regola utilizzando una formula. Qual è questa formula? Gli dico praticamente, allora, se L2, ok, è uguale al minimo di tutto il blocco, così, ok? Adesso prima la faccio, poi ve la spiego un attimo. E diciamo lo riempio di rosso con un testo bianco, ecco, per individuarla bene. Allora, che cosa vuol dire questo? Allora, la formattazione sul blocco intero azzurro si fa basandosi sulla prima cella del blocco arancione, cioè L2. Ora però devo togliere, vedete, appunto, dollari da L2, altrimenti questa formattazione mi considererà sempre L2, invece quando vado su C2 deve considerare M2, d'accordo? Mentre il blocco è bene che rimanga con i dollari, perché? Perché L2 deve verificare. Scusate, B2 deve verificare se L2 è uguale al minimo del blocco arancione, ok? Poi C2 dovrà verificare se M2 è uguale al minimo del blocco arancione. Poi
Faccio ok, ecco qua, vedete? E abbiamo individuato, vedete? Perché cosa succede qua? Che la formattazione condizionale si domanda se in caso di C9, se M9 è uguale al valore minimo presente nel blocco arancione. Certo che lo è, e se lo è si illumina, ok? A questo punto possiamo anche nascondere le colonne col blocco arancione, così un po' più pulita la cosa, e facciamo delle prove, per esempio 55,5, ecco qua, mi illumina 55,9, d'accordo? 9 mi illuminerà 9,3, vedete, funziona, 101 mi illumina 100, d'accordo? Ecco, l'unico dettaglio, se un valore è esattamente equidistante, per esempio scrivo, qui dentro ci scrivo 9, qui dentro ci scrivo, anzi no, facciamola con numeri alti, 110, ok? E 112, se vado a scrivere 111, vedete mi illumina sia 110 che 112 perché è esattamente equidistante, ok? Quindi il valore dato si avvicina ovviamente a due valori nella matrice, cioè 110 e 111 perché è esattamente equidistante da quelli. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Tutte le cose che non sono spiegate in questa lezione sono state spiegate nelle lezioni precedenti, quindi andate a vedere il nostro canale, commentate qua sotto se avete dei dubbi o se vi piace questo video e seguiteci sui nostri canali sia YouTube che sui nostri canali social. Alla prossima!